Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza, e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Buonasera da Gino Sarmentino, nuovo appuntamento di Passione Sport, contenitore sportivo del lunedì di Canale 8. E andiamo subito a dare il nostro ben trovato al nostro Giuseppe Bonanno. Ciao Giuseppe. Pensavo che iniziassi dalla parte femminile della trasmissione. Ah, mi fa piacere che ancora ti ricordi di me, Gino. Grazie, grazie a tutti gli amici che ci seguono da casa e che continuano ad essere vicini alla nostra trasmissione. Contattateci, tra poco vi diremo come, in diretta, seguiteci numerosi. E Gino, passo di nuovo la palla a te per... No, anche perché dico io alla nostra Federica Mansueto volevo riservare un momentino. Ah, una presentazione mia, certo. Buonasera Giuseppe Bonanno. Va bene, ok. Mi sembra più che normale. Allora, Federica, ben trovata, ciao, come stai? Bene Gino, tu come stai? Insomma, dopo la prima esperienza e la prima puntata, questa sera sei qui con noi, insomma, raccontaci. Tutto a posto, tranquilla, emozione a parte? Tutto a posto, sì. E un saluto a tutti i nostri telespettatori. Bene, allora. Sono emozionata, però mi sembra. Sì, insomma, piano piano. Non è che mi sembra che abbia smaltito molto. No, piano piano. Insomma, piano. Pensato tutta è troppo mansueta. Troppo mansueta. Sì, esatto. Ma al pensiero, insomma, che dovrà parlare con te, io capisco che. Parla più con te che con me, comunque. Vabbè, d'accordo, va bene. Noi andiamo a presentare allora gli ospiti di questa sera, ospiti veramente d'eccezione. Cominciamo dalla mia sinistra con Ilenia Alfano, coordinatrice dell'Armanno Corse, perché stasera avremo una scuderia automobilistica all'Armanno Corse. Allora, ciao Ilenia. Salve, buonasera. Poi Andrea Armanno, pilota nonché segretario della stessa scuderia. Ciao Andrea. Buonasera a tutti. Invece alla mia destra Rosario Lo Cicero, lui è un pilota. Sì. Dell'Armanno Corse, ma anche addetto stampa, la stessa scuderia. Sì, diciamo che pure questi rapporti con la stampa, con molta modestia. e poi, insomma, veramente, insomma, un ospite d'eccezione, il nostro Cesare Cernigliaro, in arte Joker, direttamente da Amici, allora. Sì, buonasera. Sì, direttamente da Amici, però mi reputo anche io un pilota, sinceramente. Eh sì, lo so, ma questo questo non me lo devi anticipare, non mi devi bruciare la notizia. Ah, cioè, questa sera allora giochiamo tutti in cazzo. No, esatto. Sì, lui è un grande artista, ma sicuramente è un grande sportivo, su questo insomma, non c'è dubbio. Ma avremo modo sicuramente di andare a sbriciare, insomma, in quella che è stata la tua carriera, anche se tu sei giovane, insomma, ma lunga carriera ormai da cantante e sicuramente da sportivo. Bene, allora, Giuseppe,
Dimmi. Andiamo a ricordare i contatti di questo nostro appuntamento. Ricordiamo che oltre che sul canale 611 del Digitale Terrestre potete seguirci in streaming sul nostro canale internet passionesport8.tk. Questi sono i contatti che vi possono essere utili per seguirci e scriverci e interagire con noi. Indirizzo email o su Facebook, anzi vi invitiamo a cliccare sulla pagina Passione Sport 8 sul tasto mi piace, utilizzare il contatto WhatsApp ed SMS, il contatto WhatsApp ed SMS che tra poco utilizzerete per il concorso Quiz Sport e o la telefonata in studio. Per quanto riguarda, dicevo, la pagina Facebook, questa è la schermata, quindi se volete unirvi a questo numeroso gruppo potete farlo, sicuramente non è quanto quello del nostro Joker, ma penso che ci arriveremo presto. E allora, domanda per i nostri amici da casa, gli appassionati di calcio: Palermo vittoria sofferta, Trapani pareggio utile. Secondo te, secondo voi, chi sono stati l'uomo partita dei due incontri? Quindi scriveteci numerosi durante la trasmissione, poi leggeremo le vostre risposte. E allora? Sì, allora Giuseppe, se Federico, tu hai finito, insomma, sì. Gino, tu già sei stato messo da parte, adesso tocca a Federica. Quindi cominciamo a ristabilire. Cioè, alla fine, ecco, capito, alla fine insomma chi è messo da parte sono io. Vabbè, fate voi. Sommario. Ok, il sommario, partiamo dal flash del mondo con i mondiali di calcio, tennis e il premio Panchina d'Oro. In studio Armando Corsa e il Joker. Sport dal territorio con MTB Emir, Volley Ficarazzi, GS Leutero, Don Carlo Lauri e sempre dallo sport dal territorio Memorial Saitta, Scherma, Miss Mary Racing, calcio dal territorio. Con il campionato a 5 Serie C, risvolti sullo scandalo Bagheria Calcio. Passione motori, con Cadoro, Targa Florio, Schumacher e la Formula 1. In più la nuova rubrica Crazy Sport, tutto il pazzo dello sport. Il calcio nazionale con i flash sul campionato di Serie A. E il punto delle siciliane in B con i collegamenti con i nostri inviati. Come ogni settimana torna il nostro Quick Sport, il concorso a premi di Passione Sport. E adesso la pubblicità. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Via L'Europa 440, Misilmeri. Vieni a mangiare con noi? Dove? Al veliero di Misilmeri. Allora verrò senz'altro. Perfetto, ci vediamo al veliero. La qualità al prezzo giusto. Al veliero potrai gustare una cucina raffinata. Con specialità di carne e pesce. E il trionfo del palato. Sì, al veliero in via Generale Succato 35-37. Prenota allo 091-8723-172. Dalla tradizione dei maestri sarti siciliani, abiti su misura Infantino. Dettagli, qualità dei tessuti, eleganza e vestibilità per le tue occasioni più esclusive. Per il giorno più importante della tua vita. Infantino abiti su misura. Area artigianale, Misilmeri, Palermo. Antiche ricette dei maestri pasticceri. Questo è quello che trovi nella pasticceria Graditi. I dolci di antica tradizione e le torte da sogno che sottolineano i momenti più belli della tua vita. Potrai gustare dolci e panettoni di vari gusti, realizzati con metodo artigianale e con una cura particolare. Pasticceria Graditi, Viale Europa 120, Misilmeri. Telefono 091 873 2888.
Revisione motocicli, motoape e autovetture da Piero Rizzo. Corso Vittorio Emanuele 643 Villabate. Telefono 091 6114 5920. Vuoi la tua moto molto più bella, più performante ed aumentare le sue prestazioni? Monta uno scarico MAS. Il risultato è garantito. MAS, strada statale 121 Palermo Agrigento, chilometro 245-400. Dopo l'area artigianale di Misilmeri, telefono 091 87 12070. E allora, come ogni settimana, torna il nostro Quiz Sport, concorso a premi di Passione Sport. Andiamo a vedere i premi che mettiamo in palio questa settimana, anzi prima il numero di telefonico che dovrete utilizzare per partecipare. Memorizzatelo, il 331-9371-584 tramite WhatsApp o tramite SMS. I premi in palio: un occhiale da sole offerto da Ottica 2G di Misilmeri al più veloce, al secondo un portapenne offerto da MAS, al terzo due biglietti per il Cinema King di Misilmeri. Regola fondamentale del gioco, ormai la conoscete, ve la ricordo: nome e cognome del personaggio sportivo che tra poco vi mostrerò, più il vostro nome e cognome, il tutto in un unico SMS o WhatsApp, appunto al numero in sovraimpressione. E allora, andiamo a vedere subito, scopriamo chi è il personaggio misterioso da indovinare questa sera. Anche i nostri amici qui in studio possono partecipare, ma non dovete dirlo se avete indovinato. Anche perché non vincete nulla. E infatti, anzi perdete, quindi verrete cacciati via. E allora, questo è il personaggio sportivo da indovinare. Vedo facce perplesse, qualcuno dice sì sì, qualcuno dice no no, qualcuno dice QE. Va bene, detto questo... Se avete indovinato, inviate un SMS con nome e cognome del personaggio più il vostro nome e cognome, tutto in un unico SMS al 331-9371-584. Durante la trasmissione daremo i soliti tre indizi, i due indizi che vi serviranno caso mai non aveste indovinato, e poi a fine trasmissione scopriremo chi è il personaggio e soprattutto chi sono i vincitori. Gino? Io do un piccolo aiutino, era una mia spasimante, di questo sono sì, certo. Sì, vabbè, come inizio non c'è male, Gino, perfetto, una tua... Dico, era una tua spasimante. Quando era bambina, che... quando era bambina? Quando era bambina? Quando era bambina, sì. Vedeva te come l'uomo della Michelin. Addirittura della Michelin, dai. Bene, allora, andiamo allora a iniziare questo ventesimo appuntamento di Passione Sport. Cominciamo con la nostra Armanno Corse, ripeto, è una scuderia automobilistica che opera nel settore automobilistico e nel nostro territorio, quindi, insomma... bellissima questa cosa. E allora Andrea, insomma, di scuderie ce ne sono tante, quindi ognuno poteva sicuramente scegliere la propria, no? Ma come nasce l'idea di fare una nuova scuderia automobilistica? Allora, innanzitutto direi che tutto ebbe origine in un freddo dicembre del 1989, quando i miei fratelli maggiori, praticamente insieme ad alcuni amici, hanno acquistato il primo go-kart per partecipare al campionato regionale karting nel 1990, con alla guida pilota mio fratello Antonio e assistenza meccanica da parte di Nunzio e Luciano. Successivamente sono transitati praticamente nel mondo, per caso nel mondo autoslalom, dilettandosi praticamente con una Fiat 500 di gruppo speciale 700 di cilindrata con Nunzio alla guida, sempre Antonio e Luciano a fare da assistenza. Mio padre, da cui abbiamo preso comunque questa passione, un ex corridore di moto, sempre al nostro seguito per vigilare sul comunque sui la nostri... famiglia Armando, la velocità insomma ce l'ha nel sangue, no?
Diciamo di sì, abbiamo la velocità, l'amore per i motori, il sentire veramente rombare il rumore all'interno del cuore. Stasera mi sento particolarmente, insomma, a casa, se devo dire la verità, insomma, è un po' il mio habitat naturale. Stai a Monreale tu? No, non abito a Monreale, ma nell'automobilismo, insomma, io ci ho sguazzato, se così possiamo dire, per anni e anni, quindi dico, è un termine italiano, sguazzato, non sguazzare. Ecco, non so, se hai capito. Ma ritorniamo seri. Andrea, invece no, indipendentemente dalla passione, insomma, per la velocità, per l'automobilismo, per il motociclismo, l'Armanno Corsa nasce nel 2012. 8 gennaio del 2012. Il presidente è papà Gaetano. Mio papà, sì, Gaetano. Allora, 2013, quante gare, insomma, avete nel vostro insomma, attivo? Allora, praticamente ci siamo presentati nelle prove del campionato siciliano slalom. Abbiamo avuto grandi successi con i nostri piloti associati in varie classi, come l'esempio qui presente Rosario Lo Cicero nella classe A1, Lorenzo Lo Monaco in classe S1, poi abbiamo avuto comunque delle new entry nell'anno successivo, quindi grandi, veramente bravissimi ragazzi come Salvatore Randazzo, che poi anche quest'anno ha vinto nel 2013. Diciamo, abbiamo avviato una grande... È un continuo crescere, insomma, che vi ha portato oggi a essere un sodalizio abbastanza importante nel panorama palermitano e non solo palermitano. Invece io una cosa che volevo veramente mettere in risalto è qualcosa che vi fa veramente onore, che è questa. Insomma, sin dalla nascita di questo sodalizio automobilistico, insomma, vi siete posti un obiettivo, no? Quello di divulgare qualcosa di bello, che è quello di donare gli organi, perché insomma, la donazione è vita. Ed è un messaggio bellissimo che voi state, insomma, veramente portando avanti. Insomma, da che cosa nasce questa volontà nel divulgare questo messaggio bellissimo, tra tutte le altre cose? Tutto nasce dall'amicizia con il nostro attuale vicepresidente della SD Armanno Corse, Gerlando Rizzo, una persona stupenda che ha avuto un trapianto di cuore. Portiamo a titolo gratuito sul nostro vestiario e sulle nostre autovetture il messaggio della donazione degli organi. Ad esempio, io, se potevo, guardate nel suo vestiario, se potete, sì. Praticamente il cuore disegnato da Gerlando Rizzo, ci vuole cuore per vivere il trapianto e vita. Ovviamente tutto fatto a titolo gratuito. Noi siamo orgogliosi di poterlo portare in giro per la Sicilia e possiamo dirlo anche non solo, visto che comunque la Armanno Corse nell'anno scorso ha fatto un gemellaggio in Calabria con un'altra stupenda associazione culturale e sportiva, Dalida di Serra Stretta, in provincia di Catanzaro. Possiamo dire veramente che abbiamo varcato lo stretto, portiamo lo sport, l'amicizia e dei messaggi veramente importanti. Ma questo è un messaggio veramente bellissimo, insomma, nello sport così come nella vita, no? Insomma, uno non vorrebbe mai parlarne, perché molto probabilmente qualcuno dice, ma che dico, insomma, questo è veramente un messaggio veramente meraviglioso e io vi devo fare i miei complimenti, insomma, per la vostra convinzione nel portare avanti questa idea. Rosario, invece, tu sei un pilota, insomma, un vecchio pilota, se così possiamo dire, insomma, che poi... Anziano, per volontà di qualcuno che... lo possiamo dire, per volontà di tua moglie in un certo qual modo, che ha detto ricomincia, perché insomma avevi preso altre, non dico altre strade, ma avevi un po' smesso, insomma avevi un po' appeso il casco al chiodo. Allora, anche per quanto mi riguarda c'è una lunga tradizione familiare, perché mio nonno paterno faceva il pilota automobilistico e morì durante il Giro di Sicilia del 1951 insieme al barone Stefano Lamotta in un incidente che è rimasto purtroppo famoso nella storia dell'automobilismo italiano. E noi della Scuderia Armanno Corse abbiamo dedicato un trofeo
intitolato a mio nonno, che quest'anno è giunto alla seconda edizione. Poi mio padre, che oggi fa il pittore ed è abbastanza conosciuto. Ricordiamolo, infatti lo stavo dicendo, sì. Insomma, lui è il figlio di Madè. Capite perfettamente, sì. Insomma, di cosa stiamo parlando, veramente un grande artista. Grazie. Insomma, Anche mio padre però ha trascorsi motoristici, perché ha corso nella squadra ufficiale della Mondial, con la Mondial 175, che era una casa di motociclette che oggi non esiste più, però molto, molto famosa. Io poi ho iniziato a gareggiare con i kart nel lontano 1980, e poi sono andato avanti per parecchi anni. Poi sono stato in America, ho fatto una gara in Formula Ford, e poi ho fatto una gara con le auto storiche sulla pista meravigliosa di Elkhart Lake, che è molto conosciuta negli Stati Uniti, e poi sono ritornato qui, ho fatto il club Porsche, tante altre gare, poi ho smesso, e poi ho conosciuto mia moglie, che ha appena 20 anni meno di me, e così 6 anni fa mi ha detto riprendi, io tra mille titubanze poi mi sono fatto coinvolgere in una maniera incredibile, e da allora non ho smesso più di gareggiare negli slalom. Hai mai pensato di fare correre invece tua moglie al tuo fianco, non so, in un rally? Sì, ci abbiamo pensato, ma poi insomma, alla fine lei preferisce dedicarsi alla fotografia e seguire le gare dai box. Insomma, anche questa è una bella passione tra tutte le altre cose. Rosario, invece una piccola curiosità: tu chiaramente hai ereditato la passione per le moto, insomma per l'automobilismo, per i motori, no? da papà, insomma, ma invece non hai ereditato, insomma, la pittura, no? Niente, no, non fai qualcosa, niente? Sì, faccio, ecco, molte altre cose proprio nell'ambito. No, mi occupo della pittura in prima persona, però sono presidente di 2 associazioni culturali con le quali gestisco l'attività di mio padre, ho organizzato tante mostre, e al momento ce n'è una in corso che abbiamo inaugurato sabato scorso all'Accademia di Belle Arti di Trapani, che è la mostra Federico II, gli Arcani Superiori, che ha avuto un grande successo. All'inaugurazione sabato c'era un sacco di gente, e poi tante altre mostre, ho organizzato eventi all'Hofburg di Vienna, ho collaborato con gli istituti italiani, insomma, di Rosario cultura. Insomma, Rosario Cicero è qui, la mente. Ma lasciamo qua, dire, il microfono, noi andiamo via, e lui ci racconta, no, tutto. Ma io lo so, ma mi avete chiesto io. No, te l'abbiamo chiesto, c'è un motivo preciso, perché insomma noi sappiamo che tu sei veramente, insomma, come altri, insomma, la mente storica dell'automobilismo siciliano. L'hai appena accennato, si parte dal nonno, insomma, per arrivare a papà, e poi quindi, insomma, chi meglio di te poteva raccontarci uno spicco del vissuto automobilistico siciliano? Vissuto automobilistico, sì, è una cosa bella. Andrea, volevi dire qualcosa tu? Aggiungo con orgoglio che il maestro Pippo Madè è socio onorario della scuderia automobilistica Armando Corse, ed è autore del nostro stupendo logo, che veramente sta facendo successo. Passione, sport, arte, spettacolo, insomma, veramente noi siamo veramente alla grande, no? Una piccola cosa ancora, insomma, alla nostra Ilenia la dobbiamo pure chiedere, insomma, Ilenia in questo momento è un socio della vostra associazione, ma coordina un po', insomma, quello che sono le attività dell'Armando Corse. Ma intanto come fai a con questi pazzi, insomma, tranquilla, ti lascio in pace? Sì, insomma, fortunatamente riusciamo un po' a gestire anche a distanza comunque questa situazione, perché considera che io mi occupo della parte coordinatrice per quanto riguarda le parti burocratiche, in mancanza di Andrea ovviamente ci diamo un po' una mano praticamente. Quindi, loro vabbè, fondamentalmente essendo piloti comunque mi fanno parecchio sclerare, soprattutto il segretario. Avrei bisogno io, anch'io, sì, nella mia associazione, qualcuno che scleri per me, diciamo, quindi, se hai in mente nel tempo libero.
No, come bello lo sport, no? Si incrocia, lui è il nostro conduttore qua, ma anche il presidente della Missile Mary Racing, come voi sapete, no? E quando due più associazioni comunque si trovano insieme a parlare della stessa cosa in maniera corretta da tutte le altre cose, è veramente qualcosa di meraviglioso, no? Insomma, lui è vero, è la mia costola, però... La mia costola, quella sinistra, ora ne ho due, perché prima ne avevo una, poi... Se posso... Se posso inoltre dirlo, con Giuseppe facciamo parte, insieme all'altro amico Racalmuto, della sotto, quella che possiamo chiamare la sottocommissione slalom dell'ACI Palermo, grazie al presidente Pizzurro e all'amico. Allora, ok ragazzi, non ho modo ancora di parlare con voi. Allora, Federica, le notizie flash dal mondo. Esatto, i flash dal mondo. Iniziamo con l'ennesimo no alla moviola ai mondiali in campo. La decisione è stata presa a Zurigo dall'IFAB, International Football Association Board. In campo saranno vietate tutte le immagini e le scritte sulle sottomaglie, sì invece al velo per le calciatrici e al turbante per i calciatori, per evitare qualsiasi forma di discriminazione. Adesso parliamo del tennis, con il bulgaro Grigor Dimitrov che si aggiudica l'ATP di Acapulco in Messico, battendo in finale il sudafricano Kevin Anderson. Per il giovanissimo tennista bulgaro, noto alla cronaca per essere il fidanzato della stella del tennis Maria Sharapova, è il secondo successo in carriera dopo aver vinto l'anno scorso a Stoccolma. Adesso il trofeo Panchina d'Oro, con il tecnico della Juventus Antonio Conte che si aggiudica il premio Panchina d'Oro per il secondo anno successivo, soprattutto grazie alla sua straordinaria stagione 2012-2013, battendo così la concorrenza di Montella e Mazzarri. Anche il mister del Trapani, Roberto Boscaglia, è stato premiato con la Panchina d'Oro, un premio davvero straordinario dopo una stagione fantastica. Lo avrebbe meritato anche Rastelli e lo condivide con il suo staff e con i giocatori. Bene, allora noi andiamo ancora avanti e invece questa volta lo sport dal territorio. Sempre Federica. Sport dal territorio con il derby tra Città di Ficarazzi e GS Villabate, concluso 1-3. Derby davvero spettacolare, combattuto sino alla fine. Le ragazze di Nino Tribuna iniziano bene 25-23 il primo set e le villabatesi di Andrea Locasto ribattono palla su palla. Secondo set ancora spettacolare, con la buona regia di Simona Gesualdi e Desiree Paparopoli in giornata di grazia. Il set però finisce buttato al vento 25-27 con ingenuità davvero disarmanti. Villabate le legge con facilità, facendo un contrattacco feroce grazie soprattutto alla bravissima palleggiatrice. Ficarazzi perde così velocità e fiducia. Il quarto set infatti inizia malissimo, con 7 punti di svantaggio. Ficarazzi arriva così alla fine col punteggio sfavorevole di 26-28. Un arbitraggio non proprio imparziale, con alcuni errori del secondo giudice di gara che favorisce il Villabate. Rimane così l'amaro per le ragazze di Nino Tribuna e la grande occasione persa. Parliamo adesso di mountain bike. Si è tenuta ieri, domenica 2 marzo, la terza ciclo escursione delle Ferrovie Dimenticate, organizzata dall'associazione sportiva MTB Emir di Missile Mary in collaborazione con le Stream Racing Team di Marineo. L'evento è inserito all'interno della giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate, che ogni anno in occasione della prima domenica di marzo promuove la rivalutazione delle tratte ferroviarie oramai in disuso, che spesso diventano itinerari naturali escursionistici. Il percorso in questione partiva dal ristorante Antica Stazione di Ficuzza e ripercorreva la tratta a scartamento ridotto Ficuzza-Godrano, con il suggestivo attraversamento della galleria in località Santa Barbara. Numerosa la partecipazione nonostante le condizioni meteorologiche non di certo favorevoli. A termine delle escursioni i partecipanti sono stati accolti da un ristoro. Federica. Adesso il GS Eleutero, con 120 atleti al via per la gara al circuito, disputata su un circuito di 4 km a Palermo. Il GS Eleutero, presente con 10 atleti che si sono ben comportati nell'arco di tutta la gara, con un'encomiabile prova da parte di Pietro Pecoraro, secondo della sua categoria, e di Giovanni Belmonte, classificatosi al 10° posto assoluto. La gara, infine, è stata vinta da Marco Fontana del GS Napoli, che ha portato a termine una fuga con altri due corridori al termine degli 80 km.
Allora, scusami un attimo, Federica, dovremmo avere in linea il presidente della Lega Atletica WISP Sicilia, Mimmo Piombo. Mimmo, ci sei? Buonasera a tutti, certamente. Ciao Mimmo, buonasera, come va? Bene, grazie, tranne il freddo, tutto a posto. Tranne il freddo. Ma tu sei abituato a stare al freddo e al gelo, a correre, no? Sì, ma a me piace, come penso a tutti, un po' le temperature più alte rispetto a queste temperature che stiamo attraversando. Sicuramente. Allora, Mimmo, parliamo invece del... Da poco si è concluso il Bio Race 2013, se non ricordo male a fine gennaio, ma già subito è stato presentato l'edizione 2014. Allora, raccontaci un po' questa esperienza, com'è andata, e per il futuro, per questa stagione, cosa si prospetta? Abbiamo chiuso con successo, diciamo, il 2013. Adesso la prossima annata, come purtroppo capita sempre, nel parto è sempre un po' più difficile, diventa sempre più difficile. Stiamo cercando di allestire un circuito che tocchi tutta la Sicilia questa volta, con tante nuove novità. Come avrete potuto leggere, abbiamo introdotto Ragusa, la provincia di Ragusa, Trapani, Alla Grande, Messina, Enna, Caltanissetta, e poi il nocciolo duro, lo zoccolo duro, la provincia di Palermo. Quindi Palermo, come dicevi, zoccolo duro. Quali sono le manifestazioni che si svolgeranno nel palermitano, comunque di un certo rilievo? Allora, abbiamo, come al solito, la Partinico, che con le società che hanno vinto lo scorso anno la scorsa edizione come società, come associazioni. Abbiamo la Santissima del Ponte, abbiamo Trappeto, abbiamo Porgetto. È una su tutte. Palermo. È una su tutte. Abbiamo inserito, però ci sono delle problematiche di viabilità, cercheremo comunque di confermarle. Campo Felice di Roccella. Quello che è più vicino a noi, come il Memorial. Ah, certo, Villa Abate. Il Memorial Zarcone. Dobbiamo cercare di posticipare un attimino la data. Mi hanno chiamato i ragazzi della selezione Zarcone Corre perché vogliono coniugare giustamente con le scuole per cercare di creare un evento che sia perché che coinvolga. In calendario all'11 maggio, se non sbaglio. Quindi... Sì, ora loro lo vorrebbero posticipare. Comunque, giustamente, noi andiamo seguendo le problematiche del territorio, perché se loro vogliono che sia un'altra data, dobbiamo cercare di accontentarli, certo. Per cercare di portare più gente, più giovani, più scuole possibili alla partenza. E mi sembra giusto. Quindi sarà un circuito un po' ballerino come date, però cercheremo di confermare comunque le città. Ah, poi, i mezzi di informazione non vi mancano. E allora, noi... Mimmo, un'altra domanda, diciamo, ne abbiamo parlato quando eri qui in studio con noi, della federazione. Abbiamo appreso di questa storica firma tra la WISP e la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Cosa c'è dietro questa firma? No, non è una storica, è una conferma, visto un po' il lavoro svolto, visto il nuovo direttivo della federazione con il nostro direttivo nazionale, perché lo sport comunque io lo intendo sempre come unione, non deve mai dividere. Certo, siccome gli intenti sono comunque quelli di portare più gente possibile a praticare l'atletica leggera, il podismo, questa firma ci vede in prima linea come titolo sportivo, proprio per aiutare la federazione a prendere, magari chi lo sa, da una gara di un titolo sportivo, più da un'altra titolo sportivo, può nascere un campione del futuro. Certo, infatti. Questo sicuramente, questo connubio favorirà soprattutto l'avvicinamento anche di un maggior numero di partecipanti alle varie manifestazioni. Ma guarda, ti posso dire che domenica scorsa che è corsa la Roma Ostia, il 20% degli atleti che partecipano era appartenevano agli enti di cooperazione sportiva, quindi per raggiungere delle cifre importanti comunque certo. L'Unione fa la forza. Allora, proprio alla Roma Ostia ieri ha partecipato un mio concittadino, Giovanni Vitrano, che sicuramente si è fatto valere ed è uno della tua federazione, un giovanissimo, 70 anni, no, lo salutiamo. Va bene, l'ultima battuta, avete fatto una gara del Bio Race all'interno, visto che stasera stiamo parlando di automobilismo, all'interno del circuito di Pergusa, che velocità hanno toccato i corridori? Allora, non era una gara che faceva parte del circuito, però sì, ma era una gara che faceva parte del circuito federale di mezze maratone. Dopo tanti anni è ritornato a, come dice, un podista a riprendersi questo circuito, questo mitico circuito di Pergusa,
e c'era tutta la direzione presente, era entusiasta di questi, perché circa 1000 partenti, vedere 1000 macchine magari alla partenza è molto difficile, ma 1000 atleti ci siamo riusciti a cominciare con successo. Quindi serviva un bel po' di spazio, l'autodromo sicuramente ne ha dato. Allora, ok, grazie Mimo, grazie per questa intervista, ti aspettiamo qui in studio successivamente per parlare dal vivo degli eventi appunto di questo Bio Race 2014. Ma un po' più di caldo, mi riprenderò da queste. Ma qua abbiamo l'aria condizionata, l'aria calda, quindi l'aria calda, non puoi venire tranquillamente. L'aria condizionata abbiamo noi. Una buona serata, ciao Mimmo. C'è freddo, c'è freddo. E allora, grazie. Ritorniamo a parlare di sport al territorio. Federica, Figarazzi Volley, seconda sì, divisione. Esatto, Termini Volley, Città di Figarazzi 2-3. Una vittoria abbastanza sofferta per le ragazze ficarazzesi. Questa volta la squadra di Franco Comparetto non gioca bene ma vince. E così Ficarazzi fa lo scherzo di carnevale al Termini, mascherando la scarsa condizione atletica. Dopo l'iniziale vantaggio termitano di 2-7-1, prevale l'esperienza della bagherese Chiara Tripodo, subentrata al quarto set. Supreme le prestazioni al centro della cubana Stefania Genualdi e la dodicenne Monica Stassi. Campanellino d'allarme per la brava ed istintiva Erika Ruggeri, che mette a rischio i precari equilibri della squadra, che sta tentando con non poche difficoltà a risalire la classifica con tenacia e determinazione. Allora, Gino. Sì, allora, avete esaurito le... Siamo esauriti. Esauritissimi. Ma lo sapevo anche di prima, insomma. Ti mettere in questo mazzo pure tu, Federico, giusto? Noi andiamo avanti e allora andiamo a parlare con il nostro amico Cesare Cenigliaro in arte Joker. Allora, Joker, mi viene difficile chiamarti Joker o Cesare, insomma, intanto perché Joker? Joker nasce da, siccome, allora già parto col fatto che ho l'accento un po' milanese perché ho vissuto un po' a Milano e proprio da là parte il nome Joker. Quando, diciamo, che ho vissuto la mia infanzia là, i miei amici mi vedono un po' come un tipo molto solare che sdrammatizza i problemi, cosa che scontriamo anche nei testi delle mie canzoni. Io sdrammatizzo i problemi e mi piace divertire, comunque sono anche molto determinato e siccome anche il mio cattivo preferito è Joker, allora mi hanno dato questo soprannome, questo nickname che è Joker. Insomma, a noi piace Joker, anche se ci piace anche Cesare, no? Quindi voglio imperatore. Dire, insomma, esatto. Invece una cosa fondamentale, no? Della tua carriera, nei tuoi testi, insomma, tu sei un grandissimo artista, però sei molto attento alle tematiche sociali molto difficili, quali per esempio alla povertà, quale alle stragi, specialmente quelli del sabato sera. Insomma, sei veramente attento e questo, insomma, ti fa onore per il semplice fatto che li racconti, li canti. Perché, insomma, questa tua scelta? Allora, questa domanda diciamo che la modifico un attimo, non è un perché, ma da quando e come mi è venuta in mente di fare questa cosa. Io quando avevo l'età di 14 anni ho scritto un pezzo che l'ho dedicato a un mio amico che aveva 18 anni, che purtroppo adesso non c'è più, perché a quell'età, quando io avevo 14 anni e lui aveva 18, lui ha perso la vita per colpa della droga, per overdose. Io ho scritto questo pezzo che diciamo si chiama Over the Game, che ho portato avanti e ho fatto sentire un po' tutte le persone. Ho continuato a scrivere questi pezzi sul sociale. Per questo, aiutare, insomma, Marico, voglio dire, sei veramente, dico, sotto questo profilo un grandissimo artista, perché racconti veramente momenti di vita vissuta, insomma, sei attento veramente alle problematiche che in questo momento il nostro bel paese, insomma, ci dona, se così possiamo dire. Diciamo che non è tutto un mondo un paese. E questo diciamo sì, così. Però insomma c'è anche del buono, insomma, su questo assolutamente sì. E invece un'altra cosa, prima, insomma, io ora ti faccio pure cantare, se per questo, però prima voglio dirti un'altra cosa. Insomma, tu hai fatto tantissimi spettacoli, insomma, hai partecipato a tante manifestazioni, tra cui Castrocaro, in ultimo, l'ordine di tempo di Amici. Chi ti ha dato e cosa ti ha dato, insomma, di più rispetto l'uno all'altro? Di festival?
No, io parlo insomma a te personale, come artista, insomma, cosa ti ha... Beh, hanno dato tutti qualcosa, nel senso che comunque piano piano, sono 4 anni che faccio, diciamo che intraprendo questa carriera di canto, e 4 anni che comunque imparo sempre cose nuove e comunque non si smette mai di imparare. Ogni festival che ho fatto, ogni tappa che ho fatto è servito per imparare nuove cose e per non farmi fregare per la tappa successiva. Però comunque, come voglio ripetere la cosa di prima, voglio ribadire la cosa di prima, non si smette mai di imparare. E allora... Lo vogliamo sentire adesso, Gino? Sì, lo vogliamo sentire, insomma, ora basta le chiacchiere, ti vogliamo sentire. E allora, prendere, lasciare. La canzone che mi ha portato al programma di Amici, volevo precisare. Esatto. E allora, Joker... Oh raga, dai, andiamo bene, ci arriva l'ultimo, paga. Dissolve, vado incontro la sorte. Ecco le famose porte, una luce troppo forte. Mi sento chiamare, ti prego no, non mi lasciare. Io vorrei gridare, non me ne voglio andare. Continua il mio viaggio tra pressione e benefici. Ci sono molti amici che mi accolgono felici. Io mi chiedo dove sono, mi risponde uno di loro: questo è il paradiso, adesso fammi un sorriso. Piango perché mi vedo lì steso sull'asfalto e dico Cristo no, non va bene, son troppo in alto. Chiedo a lui l'onnipotente, ti prego fammi ritornare, perché son qua su, io non li voglio lasciare. Continuo a litigare, non vuoi lasciarmi andare. Continuo a gridare, lasciami uscire da questo posto, dove per me viverci ancora è troppo presto. Voglio vivere la mia vita godendomela fino in fondo. Dicono che dal paradiso non puoi più tornare, che ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare. La maggior parte della gente sta lì perché è egoista, ma devo ritornare in pista. Voglio ritornare, dicono che dal paradiso non puoi più tornare, che ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare. La maggior parte della gente sta lì perché è egoista, ma devo ritornare in pista. Voglio ritornare. La gente sulla terra è cattiva e questo lo si sa. Io guardo dall'alto e mi chiedo quando finirà. Rifletto sulle parole, devi prendere o lasciare. Non ce la faccio, io voglio solamente scappare e tornare da voi che siete tutta la mia vita. Dai non piangete, vi prego, sto per tornare in vita. Devo affrontare prima una salita e per tornare giù mi servirebbe una matita. Per disegnare le persone che nel profondo io amo. Amo solo te, ti prego, tendimi la mano. Tornato da voi e col desiderio di una Marlboro e una sigaretta. Certamente è chionato il toro. Vieni qui ora, abbracciami dolcemente amore. Vieni qui, voglio un bacio travolgente. Sono immortale ormai, tu mi dici cosa fai. Io ti rispondo, amore, presto lo saprai. Dicono che dal paradiso non puoi più tornare, che ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare. La maggior parte della gente sta lì perché è egoista, ma devo ritornare in pista. Voglio ritornare. Dicono che dal paradiso non puoi più tornare, che ti fanno una domanda, scegli prendere o lasciare. La maggior parte della gente sta lì perché è egoista, ma devo ritornare in pista. Voglio ritornare. Yes. Sì. Adesso sono sulla terra e ci resterò. Grazie. Bravo, bravo, bravo. Un pezzo veramente meraviglioso. Complimenti. Diciamo che ogni volta la dedico a tutti i ragazzi per evitare di bere, di usare sostanze stupefacenti, perché non serve quello per divertirsi, tutto qua. Ed è vero, la musica serve anche a questo. Grande, grande Joker. E allora, non andate via, noi siamo ancora qui, ma dopo la pubblicità.
ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Viale Europa 440, Misilmeri. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. Vieni a mangiare con noi? Dove? Al Veliero di Misilmeri. Allora verrò senz'altro. Perfetto, ci vediamo al Veliero. La qualità al prezzo giusto. Al Veliero potrai gustare una cucina raffinata. Con specialità di carne e pesce. E il trionfo del palato. Sì, al Veliero in via Generale Sucato 3537. Prenota allo 091 8723 172. Antiche ricette dei maestri pasticceri. Questo è quello che trovi nella pasticceria Graditi. I dolci di antica tradizione e le torte da sogno che sottolineano i momenti più belli della tua vita. Potrai gustare dolci e panettoni di vari gusti, realizzati con metodo artigianale e con una cura particolare. Pasticceria Graditi, Viale Europa 120, Misilmeri. Telefono 091 873 2888. Vuoi la tua moto molto più bella, più performante ed aumentare le sue prestazioni? Monta uno scarico MAS. Il risultato è garantito. MAS, strada statale 121, Palermo Agrigento, chilometro 245-400. Dopo l'area artigianale di Misilmeri, telefono 091-87-12070. Officina meccanica Derelitto per autovetture e autocarri superiori a 35 quintali, diagnosi computerizzata. Via Padre Annibale di Francia, 16, Portella di Mare, telefono 091 49 0100. Non pensavo di essere stato così cattivo nel mettere questo personaggio sportivo questa sera. E non avete indovinato, ve lo dico questa volta per la prima volta, devo dire non avete indovinato, quindi il primo indizio sicuramente vi sarà utile. E allora andiamo a vedere, questo è il personaggio misterioso da indovinare, e l'indizio è questo: è campionessa olimpica e campionessa europea nella sua specialità. Di che specialità stiamo parlando non ve lo dico, al secondo indizio ci arriveremo. E allora, se avete indovinato, inviate un sms col nome e cognome del personaggio più il vostro nome e cognome, il tutto al 331-9371-584. Quindi semplice, giocate, divertitevi e provateci. Gino. Era una mia spasimante, ma io gli ho detto no. No, io gli ho detto no. No, sono sicuro, gli hai detto no, sono sicuro. Io gli ho detto no. Sono sicuro. No, va bene, ok. Bene, stasera invece inauguriamo una nuova rubrica che è interamente curata dalla nostra, insomma, Federica. Sono le notizie più pazze, no? Nel mondo sportivo. Crazy Sport, Federica. Iniziamo parlando di Ronaldo, che è stato ospite d'onore durante il Carnevale di San Paolo in Brasile. Il fenomeno ha sfilato al Sambodromo di San Paolo indossando un completo color oro per sottolineare la conquista in carriera della Coppa del Mondo e del Pallone d'Oro. E nonostante i chili di troppo, l'ex calciatore si è dimostrato un abile ballerino di samba, divertendosi con amici e parenti. Mi sembrava Gino, cioè, cambiava solamente la giacca color oro. Va bene, andiamo avanti. Incredibile episodio nella gara di Premier tra il Newcastle e Hull City. Il tecnico Howard è stato immediatamente espulso dopo aver rifilato una clamorosa testata a David Mailer, giocatore della squadra avversaria. Il tecnico del Newcastle dovrà pagare una multa di 100.000 sterline a causa dell'eclatante gesto.
Ma se... No, volevo sapere io il nome di prima, insomma, non l'avevo capito. Esatto, dell'allenatore. L'ho pensato a lavorare pure io, per 190 dollari, ma hai fatto solo gratis. Vabbè, no, il nome, insomma. Alan Pardew. Alan Pardew. Ma è... Pardew. Vabbè, ok. Bravissimo, bravissimo. Adesso l'altra notizia, parrucca con trecce bionde, vestitino scollato anni 30 e calze a rete. Questa è la versione carnevalesca di Mare Kamsic. Sì, questa era Giuseppe in versione notturna, te lo dico io. Il capitano del Napoli è stato pizzicato ad una festa in un'insolita versione femminile, con tutto di rossetto, ombretto e neofinto. Giuseppe, un'idea per il carnevale. Sì, magari il prossimo anno. No. Parliamo di... Domani è martedì, grazie, hai ragione. Kevin Prince Boateng è stato beccato mentre beve birra e fuma durante un controllo antidoping subito dopo la sfida contro il Leverkusen. La foto ha fatto così tanto scalpore che il medico coinvolto si è dimesso avendo riconosciuto il comportamento scorretto del calciatore. E adesso parliamo invece della squadra del Chelsea con alcuni giocatori molto importanti come Cesc, Hazard, Lampard, Terry e Torres che sbarcano a Springfield per una puntata speciale dedicata al club inglese. In attesa infatti che Homer e Bart Simpson vestano la maglia dei Blues, sono stati i calciatori più rappresentativi a tingersi di giallo e entusiasmo soprattutto da parte di John Terry. I Simpson infatti sono il suo programma preferito e anche quello dei suoi bambini. Musica per le mie orecchie, Giuseppe, capisci a me? Musica per le mie orecchie. La tua laurea in lingua, secondo me, la devi strappare. Ci vuole una specialistica. La devi, in lingua la devi strappare. E tu in italiano. Andiamo avanti. Ma questa è la mia, quindi io posso sbagliare. Ah, tu puoi, ma tu no. È così, è tu così. Puoi. È così, tu non devi, tu non devi. Bene, abbiamo finito, ragazzi? Sì, sì, sì. Sì, ormai i pazzi per stasera l'abbiamo pure fatto. Esatto. Allora, noi andiamo avanti e continuiamo a parlare con i nostri amici della Marno Corse. Allora, una tappa importantissima, ci sarà la prossima domenica, premiazione sociale 2013. Insomma, raccontaci un po' dove sarà, quando sarà, come si effettuerà, Andrea. Sì, domenica prossima, 9 marzo, vi invitiamo, ne approfitto, alle ore 10 presso l'aula consigliare del Comune di Palermo per la premiazione del secondo campionato sociale Scuderia Armanno Corse 2013, secondo trofeo Francesco Farago. Dopo alle ore 16 inaugureremo la sede ufficiale della nostra scuderia. Siete tutti invitati, anzi ne approfitto, saluti i ragazzi che ci stanno seguendo dalla sede mentre stanno portando avanti i lavori e ci stanno scrivendo anche ci stanno scrivendo da parecchio tempo. Una che si è spacciata per te diceva che mi ha scritto: ma Andrea Armando, se Andrea Armando non è qua con noi, era Nunzio Armando. Ha avuto una crisi di identità. Quindi niente, una domenica sicuramente all'insegna dello sport, dell'amicizia, verranno gli amici dalla Calabria per dare ancora un segnale di amicizia a questo gemellaggio. Veramente siamo contenti che quest'anno veramente abbiamo coronato degli ottimi obiettivi. Il campionato sociale è stato vinto da Benedetto Guarino su Peugeot 106, secondo Rosario Lo Cicero, terzo sono stato io. Niente, ci prepareremo alla grande per la prossima stagione. Diciamo che l'Armanno Corse poi è iniziato alla grande nel 2012 portando a casa subito il terzo posto nel campionato siciliano scuderie e tre titoli siciliani di classe, sempre con Rosario in A1 e Lorenzo Lo Monaco in S1. Jones Alfredo in GT1, tra l'altro è un pilota esordiente. Abbiamo continuato alla grande quest'anno, titolo in N2 con Benedetto Guarino, in A1 con Rosario e Lorenzo Lo Monaco si è riconfermato. Insomma, siete tanti, sì, veramente tanti. Contenti, insomma, di poter ma dare chi, comunque chi è così curioso sicuramente potrà venire domenica prossima, ricordo sempre, insomma, al Palazzo Comunale di Palermo. Di Palermo, sì, alla consigliera, noi ci saremo, almeno io ci sarò.
La Misimeri Racing, dico, sottolineo che veramente tra le scuderie amiche all'Armando Corse siamo veramente contenti di potervi avere con noi domenica per condividere questo momento. Amici della regione Sicilia e non solo, verranno anche da fuori alcune persone. Insomma, una grande festa, una grande festa, una grande festa. E Andrea, invece un'altra cosa volevo dirti, insomma, oltre a fare assistenza ai piloti, tra virgolette, insomma, da quest'anno voi siete anche organizzatori di eventi sportivi, insomma, cosa bolle in pentola per il 2014? Un 2014 per noi molto importante, diciamo che abbiamo un po' bruciato le tappe, vogliamo ridare al popolo palermitano e non solo quello che gli appartiene, cioè tornare a gareggiare sul Monte Pellegrino. Ci stiamo lavorando ormai da parecchio tempo, il sindaco Orlando il giugno scorso ci ha dato pieno appoggio per fare una tre giorni che credo possa scrivere la storia dell'automobilismo palermitano e della Sicilia tutta. Oggi ufficialmente abbiamo presentato richieste ufficiali, ci aspettiamo le risposte positive ufficiali, siamo molto positivi su questo. Sappiamo che ci sono varie difficoltà che comunque con il dialogo e i progetti seri siamo convintissimi che possano essere superati. E noi siamo convinti di questa cosa, insomma, una bellissima cosa. E invece, Rosario, raccontaci un po' del tuo 2013, no? Ti ritieni soddisfatto? Poteva andare meglio? Va bene così? Sono quattro stagioni positive perché ho vinto quattro campionati regionali, uno di fila all'altro. Io dico sì. Pensavo, insomma, che potesse mirare a titoli nazionali, no? Due coppe, che sai, sesta zona, che è quasi un titolo nazionale, quantomeno dell'Italia meridionale. Va benissimo, mi continuo a divertire, insomma, ho 55 anni, l'importante è restare nell'ambiente. Divertirsi al meglio. Adesso c'ho una macchina nuova e vedremo un po'. Che macchina anche è? Ma ho cambiato dalla 500, sono passato alla 600. Insomma, dico a differenza di uno, no? Però va bene così. La prossima è 700, immagino. Va bene così. Prima che arriviamo a un 3000, c'è. Va bene così. E invece per il 2014 quali sono i tuoi programmi? Il 2014 continuerò negli slalom, sempre ovviamente per i colori della nostra scuderia, e poi l'impegno anche con l'Automobile Club Palermo, che spero possa portare qualche cosa, soprattutto per questa gara, questo slalom del Monte Pellegrino che abbiamo messo in calendario per il 3 agosto. Sembra molto calda, no? Sì, molto molto controversa e molto con qualche contrasto, perché c'è qualcosa di poco chiaro che riguarda il passato e anche qualcosa di poco chiaro che riguarda delle manifestazioni che si svolgeranno in futuro, sempre tenendo presente di questo regolamento dei Rangers della riserva di Monte Pellegrino. Ci aspettiamo una deroga per quest'anno. Su questa cosa potremmo aprire veramente una maglia, insomma, discuterne ore e ore, però chissà, insomma, va bene così, ognuno decanta le proprie convinzioni, no? le proprie cose. Che volevi aggiungere qualcosa, Andrea? Io volevo aggiungere che questa data, dico, sarà completata dal venerdì che la precede, dal sabato. In quanto andremo comunque a fare una tre giorni che riguarderà sport e spettacolo. Il venerdì a Villa Niscemi ospiteremo la mostra del maestro Pippo Madè, che coinvolgerà anche dei ragazzi che si apprestano a fare pittura. Il sabato nello piazzale antistante Villa Niscemi allestiremo la zona praticamente destinata alle verifiche tecnico-sportive, e la sera, sempre nello stesso piazzale, ci saranno coinvolti dei ragazzi che si dilettano a fare musica nei locali di Palermo e provincia, e quindi daremo modo di potersi esibire. Potremmo dare un tocco, insomma, bellissimo con il nostro Joker, no? Per esempio. Perché no? Perché no? Potrebbe essere, no? Saremmo... Anche tu, Gino, con la tua veramente con... No, io, insomma, io... Cucina, eh?
di poterla avere tra noi. Sì, grazie. Se ne può parlare. Se ne può parlare, insomma, vediamo. Io, è giusto. No, anche perché, insomma, lo sport è vita, quindi lui che canta la vita. Cioè, quindi la vita mi sembra normale. E invece Ilenia, io so che tu hai un almeno questo non so se è sbagliato, un sogno nel cassetto. Direi sì. Allora ho indovinato. Sì, hai indovinato. Da un paio di anni seguo Andrea con l'affiancamento anche del mio ragazzo, consideri questo. Diciamo il sogno nel nostro piccolo è di debuttare, che non sarà quest'anno, sarà il prossimo anno, chissà, vedremo. Inizialmente con la nostra 500 Sporting, l'ex macchina di Rosario Lo Cicero, e adesso auto della sua scuderia praticamente. Quindi sperando che quest'anno possiamo debuttare. Insomma, vedremo. E se c'è qualcuno che dice donna al volante pericoloso, io sono pronto qua a dire l'incontrario. Non è così. Non è così. Non è effettivamente. Cerie di popolo. Sì, ma è vero, insomma, ma ce ne sono ragazze brave che corrono. Ed è giusto, insomma, che lei. Ma c'è qualcuno che ti è contro, insomma, i genitori? No. Un po' mia mamma brontola, però comunque. Come si chiama la mamma? Mia mamma Anna. Anna, lasciala stare. È un bello sport. La passione prima di tutto, poi certo il rischio c'è, è parecchio, però comunque non ci spaventiamo, ecco. Io gliel'ho detto. Siamo pronti ad affrontarlo. Io gliel'ho detta Anna, insomma, quindi Anna, mi raccomando. Ascolterà. Bene, bene, allora andiamo a aprire invece la pagina del calcio professionistico, partiamo con la Serie A, con la 26esima giornata di campionato, ma ci racconta tutto ancora la nostra Federica. Sì, esatto, la 26esima giornata di campionato di Serie A che si è aperta col pareggio tra Roma e Inter. La Roma così rallenta la sua corsa verso la Juventus, sempre più capolista, a 69 punti. Dopo la vittoria di ieri sera sul campo del Milan, stop anche per le pretendenti al terzo posto. Infatti il Napoli pareggia 1-1 al Livorno, mentre la Fiorentina perde in casa contro la Lazio. Continua invece la striscia negativa del Sassuolo. Infatti l'ennesimo KO nella sfida casalinga contro il Parma ha portato all'esonero del tecnico Malesani e un ritorno in panchina per Di Francesco. Sempre più in giù invece la squadra di Maran. Il Catania infatti ha subito una dura sconfitta nella trasferta contro il Genoa. Invece un turno positivo per Atalanta, Cagliari e Sampdoria. Adesso vediamo i risultati. Quanto riguarda il campionato di Serie A, questi sono i risultati della 26esima giornata: Roma-Inter 0-0, Cagliari-Udinese 3-0, Atalanta-Chievo-Verona 2-1, Genova-Catania 2-0, Hellas-Verona-Bologna 0-0, Sassuolo-Parma 0-1, Torino-Sampdoria 0-2, Livorno-Napoli 1-1, Fiorentina-Lazio 0-1, Milan-Juventus 0-2. Questa è la classifica, la Juventus sempre prima con 69 punti, 58 la Roma, a seguire il Catania 19 punti, a 2 punti dall'ultima in classifica. Prossimi incontri, Udinese-Milan, Catania-Cagliari, Juventus-Fiorentina, Bologna-Sassuolo, Chievo-Verona-Genoa, Inter-Torino, Lazio-Atalanta, Parma-Hellas-Verona, Sampdoria-Livorno. Allora facciamo un salto, torniamo da là, facciamo un piccolo salto a una categoria inferiore e passiamo al calcio dal territorio. Andiamo a vedere cosa è accaduto alla Serie C per quanto riguarda il calcio a 5. Il Ficarazzi ha vinto 9-2 contro il Pantelleria e si trova in classifica a 45 punti, a 8 lunghezze dalla prima in classifica che è il Capaci. Il mister Mineo al termine della partita ha dichiarato: guardando la classifica un solo commento mi viene in mente, peccato, peccato perché avremmo fatto un finale di campionato più entusiasmante e magari con qualche sorpresa, pazienza, ci manca un punto per la certezza matematica di partecipare ai play-off. Questo dice mister Mineo. Per quanto riguarda il prossimo appuntamento, il Ficarazzi giocherà contro lo Zodiaco Alcamo l'8 di marzo. Allora, adesso parliamo del calcio sempre femminile, calcio a 5, torneo
Ah sì, il Ficarazzi ha vinto 3-1 contro Atletico San Josef, Serra di Falco 0, Sporting Pallavicino 6, Touch Football 3, Fante Falsomele 3-2, Mistral Brabicciotte si giocherà nei prossimi giorni, Time Out Sporting Aranella 8-3. La classifica vede il Time Out a 32 punti, seguito al Ficarazzi 30 punti. Il big match ci sarà appunto tra la prima e la seconda lunedì 10 marzo, giornata in cui noi avremo in studio tutte le altre rappresentanti di ogni squadra che saranno qui con noi per festeggiare la festa della donna, quindi ogni rappresentante, una rappresentante di ogni squadra, e seguiremo in diretta anche questo evento telefonicamente. Appunto questo è il quadro delle partite. Adesso tornando in studio andiamo a vedere un piccolo servizio che riguarda lo scandalo del Bagheria, Bagheria Calcio, ricordate in Coppa il risultato falsato, e dovremmo avere un contributo del nostro Giuseppe Terzo in merito. Regia. Novità sullo scandalo di Coppa Sicilia. La scorsa settimana il Bagheria Calcio e la Borgata Terranove sono stati convocati dalla federazione per chiarire la propria posizione. Il Bagheria ha dichiarato che adesso la federazione ha tutto il materiale utile per rendere l'indagine più adeguata e ha raccontato i fatti dettagliatamente, definendo i particolari che hanno portato alla scandalosa realizzazione di 8 autorreti. Nel frattempo la quarta commissione consiliare bagherese, che ha competenze in materia di politica dello sport, ha manifestato stupore e amarezza per le notizie relative al comportamento della società sportiva Bagheria Calcio, assunto durante la partita giocata contro Borgata Terranova nell'ambito del girone di Coppa Sicilia. In una nota la commissione ribadisce che questo comportamento offende i valori dello sport e lede l'immagine della città. La quarta commissione chiede all'amministrazione di intervenire sulla vicenda, visto che la stessa società ad oggi utilizza strutture pubbliche ed è punto di riferimento per tanti giovani e bambini che intendono fare sport. Lo sport e il calcio in particolare devono essere un momento di festa, di svago, di sana competizione, con la consapevolezza che si vince solo se si rispettano le regole del gioco e soprattutto l'avversario. Bene, allora noi ringraziamo Giuseppe Terzo e riprendiamo quello che è la pagina del calcio professionistico. Questa settimana partiamo direttamente dal Trapani, quindi parliamo di Serie B. Insomma, il Trapani pareggia 2-2 in casa col Cesena, un pareggio che lascia veramente l'amaro in bocca ai trapanesi. Dovremmo avere in linea il nostro Andrea Guanno. Andrea, ci sei? Sì, ci sono, buonasera a tutti, come sempre, grazie per invitarmi anche telefonicamente alla trasmissione. E allora Andrea, una partita veramente bellissima disputata dal Trapani, insomma, se i gol invece di due sarebbero stati tre o anche più, insomma, nessuno avrebbe potuto dire nulla, ma poi insomma quel gol beffa, insomma, che gol c'era, non c'era, insomma, ha fatto sì che il Trapani portasse a casa un solo punto, ma con molto insomma rammarico. Raccontaci, Andrea. Sì, molto rammarico, ha detto benissimo, una partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, la classica partita di calcio, dunque due squadre aperte che si affrontano a viso aperto. Se mi chiedi rammarico, beh, rammarico ce n'è parecchio. Se mi facessi la domanda un punto guadagnato o due punti persi, ti direi sicuramente due punti persi, perché il Trapani ha messo sotto il Cesena per molte volte, insomma, il Cesena ha avuto comunque anche le sue buone occasioni, un Cesena che ricordiamo è una squadra di valore, è una squadra che recentemente ha fatto anche la Serie A, un ambiente davvero ostico, c'erano tutte le componenti. Il Trapani si era comunque subito in posto con il gol di Vancoso al 13° minuto, un gol di Vancoso un po' fortuito, con un cross dalla sinistra, lui ha colpito e trafitto l'ex portiere palermitano Aiardi, adesso primo portiere del Cesena. Poi doppietta di Vancoso proprio al ritorno dalla pausa fra primo e secondo tempo, che Vancoso dunque mette altri due gol alla propria cascina. Il Trapani sembrava che potesse chiudere la partita definitivamente con quel 2-0, già si cantava alla vittoria, altre occasioni una dietro l'altra, ma poi
due reti, anzi direi una rete e mezzo di Rodriguez hanno siglato il pareggio finale tra le due squadre. La prima, nulla da dire, quella di Rodriguez, mentre la seconda, un gol o non gol, vedo o non vedo, era più un non vedo che un vedo, che un vedo, che ha portato il Cesena a pareggiare. Molta recriminazione, tanto da ridire sull'arbitraggio, soprattutto da parte dei tifosi trapanesi, perché ricordiamo è già la seconda circostanza, direi fotocopia, che avviene in questo campionato ai danni del Trapani, con una rete decretata in favore degli avversari, rete che secondo il mio modesto parere era alquanto dubbia. Dunque 2-2 alla Manuzzi di Cesena, un punto che muove comunque la classifica del Trapani, che resta sempre a poche distanze dal terzo posto in pienissima zona playoff. Campionato più che stupendo da parte della formazione di mister Boscaglia, e chiudo dicendo che proprio mister Boscaglia è stato premiato questa mattina con il premio Panchina d'Oro, che è stato assegnato presso il centro tecnico di Comerciano. È un riconoscimento prestigioso che va a lui in qualità di migliore allenatore della scorsa stagione della prima divisione. Dunque altro riconoscimento importantissimo per Boscaglia come allenatore, per la società granata, che si dunque aggiunge ai tanti ricevuti in passato. Andrea, il tuo racconto è stato veramente meraviglioso e minuzioso, se così possiamo definire. Allora, ancora grazie, buon lavoro per la prossima settimana e grazie, ricordati che a noi fa sempre piacere sentirti. Allora, grazie Andrea. Anche per me è un piacere, ricordo solo al provinciale Trapani contro il Siena, altra grande squadra. Bene, un'altra battaglia del Trapani, insomma, per il prossimo turno. E allora andiamo un attimino a vedere il risultato della classifica della Serie B. 27esima giornata, Latina-Padova 3-0, Brescia-Carpi 0-2, Cesena-Trapani 2-2, Cittadella-Novara 2-2, Modena-Crotone 2-0, Palermo-Bari 2-1, Regina-Varese 3-4, Siena-Empoli 1-1, Spezia-Ternana 2-2, Virtus-Lanciano, Juve-Stabia 1-0, Avellino-Pescara 1-1. Per quanto riguarda la classifica, il Palermo sempre primo con 50 punti, a seguire Empoli con 46, Virtus Lanciano 44, Cesena 43, Trapani 42, Latina 42 e così via. Per quanto riguarda il prossimo turno, Empoli Avellino, Bari Virtus Lanciano, Brescia Latina, Carpi Regina, Crotone Cittadella, Novara Spezia, Padova Modena, Pescara Cesena, Ternana Varese e Trapani Siena, appunto diceva poco fa Aguanno, e Juve Stabia Palermo. Bene, per quanto riguarda invece il Palermo, insomma, una partita veramente, insomma, dei due volti, un primo tempo abbastanza deludente giocato dal Palermo, insomma, anche se poi alla fine ha portato i tre punti a casa. Allora Federica, di questo Palermo io so che tu sei tifosissima, insomma. Esatto, anche se non sono andata allo stadio sabato scorso, l'ammetto. Questo sì, lo so. È una pecca, però ho visto comunque la partita e devo dire che nonostante un primo tempo un po' deludente, la ripresa è stata davvero ottima. Il Palermo infatti ha giocato benissimo durante la ripresa, peccato per l'infortunio di Hernandez, ma l'ingresso in campo di Dybala sicuramente ha dato i suoi frutti, visto che non segnava dallo scorso gennaio del 2013. Sì, questo è vero, insomma, ma primo in classifica, insomma, questa, esatto, questa è una soddisfazione bellissima. A più 4 alla seconda, insomma, voi siete del Palermo tifosi, no? Tifosissimo del Palermo? Tu che hai, insomma, sei... Senti, chi deve cantare? La seconda squadra. E la prima qual è? Il Milan. Ho una seconda squadra, no, la Juve. Io me ne vado, che devo fare? Non l'ho capito, insomma, perché cosa ha detto? Ha detto una brutta parola. Ha detto una brutta cosa, insomma. Sante parole, quelle che gli escono dalla bocca. Mamma mia, dobbiamo andare via, Gino, siamo circondati da juventini. Mamma mia, insomma, dico... Allora, ed è vero, sì. Invece leggiamo il commento del nostro Luigi Picone in merito alla partita, in merito alla domanda che avevamo posto. Più che l'uomo partita, credo che in questa giornata abbiano fatto la differenza per il Palermo la rosa ampia che permette di tenere in panchina gente come... Basket, assist
e Dybala gol. Per il Trapani la coesione è un sistema di gioco da anni collaudato che lancia i trapanesi in corsa per obiettivi importanti, ma se proprio volete dei nomi direi Dybala e Mancosu. Questo per quanto riguarda, dice Luigi Picone. Io vorrei, diciamo, in questo clima allegro, magari non ci sta molto, però mi sembra corretto visto che l'autore del gol, Lafferty si chiama? Sì, Kyle Lafferty. Ripeti? Kyle Lafferty ha voluto dedicare il suo gol togliendosi la maglietta, come vedete dall'immagine, a Roberto Milito, che è il misilmerese che è morto in un incidente stradale, tifosissimo del Palermo, e appunto l'ha voluto ricordare con questo gesto. Un augurio per Antonio che ancora lotta per la vita. Allora andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, insomma, per insomma, concludere quella che è la pagina del calcio, ricordiamo che la prossima giornata il Palermo giocherà, se non ricordo male, lunedì. Quindi in diretta. Monday night. Sì. Contro la Juve Stabia, invece, come ricordava il nostro Andrea Guano, insomma, il Trapani giocherà in casa invece con il Siena. E noi andiamo avanti e continuiamo a parlare con il nostro Joker, con il nostro Cesare Cernigliaro. Insomma, Cesare, insomma, la musica, insomma, è il tuo, come dire, pane quotidiano, ma tu avevi un altro grandissimo occhio. Credo hai ancora un'altra grandissima passione. Diccelo tu qual è. Diciamo che nelle vene scorre sangue, più che sangue, pistoni. Ah, ecco, già cominciamo. Allora ti sei salvato, Cesare, ti sei salvato. Insomma, vado Juventino, ecco, si è salvato un poco. Sono figlio comunque di un pilota che, diciamo che il suo nome d'arte era Blackman. Correva nei go-kart, ha fatto anche molti rally, Targa Florio anche. Lui, diciamo che quando ero piccolo mi mostrava con dei giornali e tutto, comunque le macchine sue preferite, che sono diventate anche le mie sinceramente. Ce n'è una in particolare che è il Lancia Delta. Gruppo Vale, B, il Deltone, quella posso dire che un giorno spero di averla. Spero di averla, no, comunque è una passione. Io ho guidato anche con i go-kart, sono arrivato per due volte al campionato di Bagheria, sono arrivato per due volte secondo nel campionato interprovinciale, insomma, dico, nella categoria 100, bello, però, insomma, 100 Italia. Ritorniamo invece a quello che è, insomma, il tuo ruolo di artista. Insomma, tu fai il rap. Sì. Perché il rap? Un rap, diciamo che sono più un rapper cantastorie. Dico che sono così perché comunque racconto delle storie, più che rapper. Anzi, vorrei far notare l'abbigliamento, che sembrerà strano comunque, no? Sì. Con un tight. Sì, questo sarà visto il look di quest'anno, proprio perché farà parte del mio nuovo album, che si intitola Controcorrente. Controcorrente perché? Perché io vado contro ai stereotipi del rapper, nel senso quello là con i tatuaggi, piercing, sì. Vesti tutto largo, non è vero. Comunque se il rapper, non è che se veste largo è un rapper lo è se lo fa con il cuore, se lo fa con l'animo. Io volevo venire proprio col Papione, Gino. Sì, sapevo... un signor rapper, insomma, dico, signor rapper. La prossima volta vengo col Papione. Va bene. A breve uscirà anche questo CD nuovo, comunque volevo dire. Potresti anche evitare il Papillon, comunque lasciamo, no, stare. Se sta bene a lui senza giacca, a lui gli sta bene, perché insomma gli sta bene, a te un po' meno. Bene, allora Cesare, allora facci sentire ancora qualcosina, insomma, del tuo vasto repertorio. Allora prendi posizione, io insomma intanto sì. La regia, se è pronta, Cesare Cernigliaro, Joker, My Thriller. Di questa canzone vorrei dire l'ultimo una cosa, che vorrei collegare alla canzone di prima. Dato che questo My Thriller, come benissimo sai, parla dei film horror, thriller, e parla dei grandi. Diciamo così, siccome la vita è importante, non giochiamocela andando a bere magari in discoteca e facendo incidenti e rischiando magari di perderla. Guardiamoci un film a casa con i popcorn, che forse è meglio. Altro che 7 giorni morirai. Ascolta sta traccia e dopo
sì, dopo capirai. Mi piace la fantasia come Frank Miller, entrare nelle scene del Dex Wheeler. Sono un tipo a cui piacciono i thriller, scappare nel buio se non mi becca il killer. Mi prenderei per pazzo della vita, ce ne faccio un film. Tipo Colmi, ricevo una chiamata senza sim, come trovarsi la bambina di The Ring. Scrivere sulla scrivania di Stephen King non si può collegare, parliamo di un horror dei grandi, dei film gialli da ammirare. Ritorno al futuro, ti vai a guardare, te le tabi fanno ancora di più spaventare. Killer oramai di sangue a sete, la notte tra la nebbia con in mano una cede. Vuole portarti nei campi elisi, con la morte non può permetterti dei sorrisi. Killer oramai di sangue a sete, la morte tra la nebbia con in mano una cede. Vuole portarti nei campi elisi, con la morte non può permetterti dei sorrisi. La dedico a tutte le persone che gli piacciono i film horror e thriller. È proprio questo io dico. Sorridi sotto i baffi e sopra al mento, lo so con i flow, me la sento. La tua rima vale uno, la mia accento. Sangue da tutti i pori, sì, Dario Argento. Me ne pento, mi vedo Hitchcock. Smocca la bocca, la placca si sblocca. Fine 2012, codici da Vinci. Film paranormale, lo sguardo si blocca. Entri nella camera 14.08, lo sai che ti aspetta, non esci manco morto. Altro che magia, questo è fuoco e mi scosso. Film horror reali, l'esorcista è il mio motto. Yes. Killer oramai di sangue a sete, la morte tra la nebbia con in mano il macete. Vuole portarti nei campi elisi, con la morte non puoi permetterti dei sorrisi. Killer oramai di sangue a sete, la morte tra la nebbia con in mano il macete. Vuole portarti nei campi elisi, con la morte non puoi permetterti dei sorrisi. Killer oramai di sangue a sete, la morte tra la nebbia con in mano il macete. Vuole portarti nei campi elisi, con la morte non puoi permetterti dei sorrisi. No. Game over. Grazie. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bene, allora, insomma, questo dopo. Sì, questa qua era una canzone un po' molto per gli appassionati dei film. Volevo dire anche un'altra cosa, provo ad aggiungerla veloce. Da pochissimo tempo, diciamo dall'altro ieri, mi hanno comunicato il mio produttore che ho firmato il contratto a Livorno con una casa discografica di Simone Giannini. Volevo prendere anche spunto per salutarlo. Mi ha detto che da brevissimo, anzi già dovrebbe iniziare, hanno messo la mia canzone che vi farò sentire dopo su in circolazione per RTL. Quindi la sentiremo su RTL. Ma di Joker noi ne sentiremo veramente parlare, perché è veramente un grande talento. Complimenti Joker. Grazie mille. E allora Giuseppe, noi continuiamo con le nostre passioni. E questa sera questa passione stasera pulsa. Sì, passione per i motori. Passione motori, parliamo di Concadoro, l'Automobile Club Palermo ha chiesto alla CSAE una nuova data. Infatti era previsto per aprile, il Concadoro verrà spostato al 17-19 ottobre in sostituzione della data del 13 aprile per il rally corleonese, che comprenderà anche il quarto Baia Cross Country. Le due gare manterranno la validità per le rispettive serie TRT e campionato italiano. La 34esima edizione dell'unica gara su terra dell'isola invece che vantaggio che aprire il trofeo della specialità lo concluderà, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio ai fini della partecipazione. Il rinvio, che non è ancora stato formalmente approvato dalla federazione, si è reso necessario per consentire all'amministrazione responsabile sul territorio di ripristinare tutti i tratti del percorso, compresi nel tradizionale tracciato di gara, attualmente non percorribili. Queste sono alcune immagini del Concadoro. Che Gino ha fatto negli anni. Allora, ma non te l'ho chiesto, non te l'ho chiesto. Vabbè, io lo ricordo così. Non te l'ho chiesto, l'ho fatto, Federica. Ma non solo una volta, più di una volta. Federica. Adesso la targa Florio, con più di 5.000 likes e più di 500 votanti. Gli appassionati di rally hanno scelto la targa Florio come sesta prova del trofeo
DS3 R3 2014. Il pubblico è stato coinvolto da Citroen Italia tramite Facebook e Twitter e le preferenze sono state ampiamente maggiori per il rally siciliano, in programma dal 9 all'11 maggio rispetto al blasonato San Marino il 4 e il 6 luglio. Il sondaggio ha visto inoltre prevalere la targa con oltre 200 voti di vantaggio rispetto alla competizione rivale, preferita soprattutto dagli appassionati dei rallies sulla terra. Ma l'università siciliana dell'asfalto è dura da battere. Mi piace dire rallies. Rallies. Parliamo di Schumacher, il Bahrain International Circus rende omaggio a Michael Schumacher. In occasione del primo decennale della gara, i vertici del circuito hanno deciso di intitolare al pilota tedesco la prima curva del Gran Premio. Con il supporto della famiglia è un grande privilegio onorare il più grande pilota della storia di Formula 1, una persona che gli abitanti del Bahrain portano nel cuore. Così ha spiegato Zayel Al-Malham, il presidente dell'impianto. E praticamente, penso sarà... Io ce l'ho un amico pneumologo, ce l'ho. Va bene, Federica. Adesso la Formula 1 si chiude infatti con il miglior tempo di Lewis Hamilton, la 4 giorni dei test di Formula 1 in Bahrain. L'ultima uscita è 15 giorni dal GP d'Australia. L'inglese della Mercedes è primo davanti a Bottas e a Fernando Alonso. Il ferrarista ha incontrato diverse difficoltà in mattinata per un problema al cambio, ma la velocità della rossa sulla pista di Sakhir è sembrata buona, solo nono Vettel ha oltre 4 punti di distacco. E allora, abbiamo concluso con le notizie sportive, per andare, prima di andare in pubblicità, anzi o meglio per andare in pubblicità. Sfruttiamo la presenza del nostro amico Joker tramite il freestyle, che Gino non sa nemmeno cosa sia, ma no, lo dico io. E allora, Joker, una parola, dagli lo spunto ora, dai. Lo spunto, pubblicità, passione sport, canale 8. Ok, mandano la base? Sì, ok. Pubblicità, canale 8, passione sport. Ok, sì. Già. Ehi, parte l'ottavo. Sì. Senti bene, pubblicità è il mio motto. Quando arrivo io saluto, pubblicità, canale 8. L'ho detto tutto quando pure insieme lo sai. Quando arrivo, pubblicità è freestyle. Devo continuare, forse meglio di no. Vi saluto a tutti, vi saluto con il flow. Ok, ciao a tutti. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Via L'Europa 440, Misilmeri. Vieni a mangiare con noi? Dove? Al Veliero di Misilmeri. Allora verrò senz'altro. Perfetto, ci vediamo al Veliero. La qualità al prezzo giusto. Al Veliero potrai gustare una cucina raffinata. Con specialità di carne e pesce. E il trionfo del palato. Sì, al Veliero in via Generale Sucato 3537. Prenota allo 091 8723 172. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. Antiche ricette dei maestri pasticceri, questo è quello che trovi nella pasticceria Graditi. I dolci di antica tradizione e le torte da sogno che sottolineano i momenti più belli della tua vita. Potrai gustare dolci e panettoni di vari gusti, realizzati con metodo artigianale e con una cura particolare. Pasticceria Graditi, Viale Europa 120, Misilmeri. Telefono 091 873 2888. Vuoi la tua moto molto più bella, più performante ed aumentare le sue prestazioni? Monta uno scarico MAS. Il risultato è garantito. MAS,
strada statale 121 Palermo Agrigento, chilometro 245-400. Dopo l'area artigianale di Misilmeri, telefono 091 87 12070. Derelitto SNC, revisioni auto, moto e autovetture, via Gaetano Scalpello 60, Misilmeri Palermo, telefono 091 8711 633. Torniamo in studio con il nostro quiz sport, ultimo indizio per cercare di indovinare questa bella personaggio sportivo, questa bella sportiva, è stata, andiamo a vedere l'immagine, vediamo l'immagine, il quiz, dobbiamo vedere l'immagine, io, è stata una stella in un programma televisivo di ballo. Dai, televisivo di ballo, perché... Oh yeah! Una stella! Ok! Nome e cognome del personaggio più il vostro nome e cognome al 331-9371-584. Tra poco scopriremo chi è il personaggio e soprattutto chi sono i vincitori. Allora Gino, io tornerei subito in studio. Ma te vuol dire un'altra cosa, però una cosa, mi ha mandato suo padre, io gli ho detto se sono. Puoi andare avanti. Ok, sport dal territorio. Sì, no, non ne ho problemi, che sia chiaro. Problemi non ne ha. Problemi non ne ho. Ecco. Va bene. Ok. Vabbè, io devo tornare, Gino. Siamo. No, allora, parliamo del Memorial Saitta. Torniamo seri per un attimo. Il primo marzo si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport di Cefalù il primo memorial dedicato a Marco Saitta. Dovremmo avere anche un contributo video. Un memorial presentato da Dario Testa e Chiara Fina, introdotto da un emozionato ricordo della sua maestra e coreografa Caroline Smith. Iniziativa alla quale la Federazione Nazionale Danza Sportiva si è presentata al gran completo, dai vertici provinciali a quelli nazionali, tutti presenti nel ricordo di Marco. Ciò che testimonia meglio di ogni altro dato la buona riuscita dell'evento sono i numeri: 1.436 atleti presenti, oltre 5.000 foto scattate, migliaia di spettatori sugli spalti ed una rumba, il ballo preferito di Marco, composto per l'occasione dal maestro Alessandro Olivato. Ad onorare al meglio Misilmeri ci hanno pensato le scuole di ballo Tropicana e Spazio Danza Club, che hanno curato insieme la coreografia iniziale realizzata da un centinaio di bambini e hanno successivamente emozionato il pubblico con le coreografie realizzate dalle loro scuole. Anche il grande, magnifico maestro Gaetano Martorana ha dato una mano nella realizzazione delle coreografie. Le emozioni non sono mancate, a dire il vero, nemmeno durante l'esibizione di Luca Urso e Alessandra Tripoli, che hanno appassionato il pubblico presente. Non poteva naturalmente mancare alla manifestazione Tony Seminara, è stato il primo maestro di Marco. Tanti gli striscioni in ricordo di Marco, uno in particolare regalato proprio dai commercianti e amici misilmeresi. Il memorial si è chiuso con una speranza, quella che si possa ripetere il prossimo anno, non più come un semplice memorial, ma come una gara all'interno del circuito internazionale. Questo è quello che spera la famiglia, appunto, di Marco, che ha tenuto molto alla realizzazione di questo evento. Ricordiamo che c'è anche una parte in cui entra la solidarietà, infatti il DVD dell'evento, che è stato realizzato allo studio Pirrello, verrà venduto al costo di 10 euro e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Noi avremo poi gli ospiti e avremo i protagonisti dell'evento qui in studio nelle prossime puntate, quindi per quanto riguarda il memorial è tutto. Parliamo adesso di volley, Federica. Grazie, viaggio sabatino Petralia 0-3, una formalità per Antonio Danna, coach del Petralia Sottana, alla guida della squadra Madonita che in meno di un'ora di gioco chiude la pratica US Volley, questa volta per il Ficarazzi un passo indietro dopo le precedenti prestazioni, ricezione non sempre positiva e con regresso tattico e tecnico della giovane palleggiatrice Francesca Di Salvo. Questo per quanto riguarda appunto il volley Ficarazzi, stiamo vedendo alcune immagini. Andiamo avanti, parliamo di GS
Eleutero, non solo bici per il GS Eleutero, ma anche Trail. Il portacolore della società, Silvia Gregorio, si è qualificato al terzo posto assoluto in una gara di trail disputata a Castelbuono ieri, sotto una leggera pioggia e a tratti anche su un percorso innevato. Adesso Missing Mary Racing con il duo Carotta Alberto e Andrea, portacolori della Missing Mary Racing, che hanno vinto il trofeo Porsche della nella manifestazione di regolarità turistica tenutasi ieri a Siena, denominata Quinto Granducato Challenge. Complimenti ragazzi. Complimenti. Sì. Parliamo di scherma, si terrà dall'1 al 5 maggio a Terni gli allenamenti collegiali della Nazionale Paralimpica di scherma al servizio del CT Fabio Giovannini. Ci saranno diversi nomi per quanto riguarda il clan azzurro, anche Marcella Librizzi, che sarà ospite qui in studio da noi la prossima puntata dedicata interamente alle donne. Quindi viva le belle donne che sono. Ok, questo per quanto riguarda Ok Gino, dai, possiamo andare avanti. Io. Sì, andiamo a concludere questo appuntamento perché siamo veramente in netto ritardo e quindi no, non siamo in ritardo. Ultima battuta con gli amici dell'Armanno Corse. Allora, 2014, come si muoverà la vostra associazione? 2014, il Monte Pellegrino su tutti, speriamo di conquistare il trofeo Centro Sud con il nostro Benedetto Guarino e Lorenzo Lo Monaco. Siamo ancora in fase di programmazione della stagione e poi cercheremo di dare battaglie in tutte le classi come abbiamo sempre fatto. Gare a Tinchite, come si dice a Milano, no? Mi pare si dice così. A Milano si dice gare a Tinchite. Ne approfitto ti interrompo per invitare i nostri tifosi a venirci a trovare presso il nostro paddock gara per gara. Saranno sempre i benvenuti. E poi insomma ricordiamo che la prossima domenica all'Armanno Corse concluderà la stagione 2013 con la premiazione sociale, insomma nel Palazzo Comunale di Palermo, di mattina a buon'ora. Sì, e poi insomma sì. Alle 10 mi diceva. 10 precisi. Sì, quindi tutti là, insomma, è una festa nella festa. E allora, Rosario, la tua prima gara del 2014 già l'hai programmata? Sì, come sempre vorrei iniziare dalla Torre Grotta di Roccavaldina, che è il 6 di aprile, e poi proseguire con Custonaci. Ma c'è anche lo slalom città di Missing Mary, no, ve lo ricordo così, no, vabbè già loro lo sanno. Il slalom di Missing Mary ormai è una nostra tappa fissa, non c'è bisogno di dire. Edizione quest'anno ventennale per noi, insomma, anche una per gara organizzata. Invece Ilenia, insomma, oltre all'automobilismo c'è un altro sport che a te insomma piace di no. Seguo molto spassionatamente però il Palermo, però niente di particolare. Bene, insomma, allora innamorati della nostra trasmissione, Passione Sport. Chissà magari insomma trovi nel nostro contenitore qualche sport che ti possa appassionare quanto l'automobilismo. Bene, allora andiamo a concludere con il nostro Andrea. Andrea? Scusate, non ho parlato Cesare. Con Andrea. Cesare. Mi ha guardato male, effettivamente. No, effettivamente parlavo con te, però non so perché ti ho chiamato Andrea. È l'orario. Cioè, con la vecchiaia. Sì, diciamo allora, lì. Cesare, programmi 2014 velocemente, il prossimo sì, appuntamento. Come ho detto prima, uscirà proprio il mio CD, si chiama Controcorrente, andrà in onda su RTL questa mia canzone, il doppio senso, adesso vi farò sentire. Poi comunque ci saranno molte tappe che potete andare a vedere sul sito ufficiale www.officialjoker.it oppure anche sulla pagina Facebook Joker Style, Cesare Cernigliaro, il mio profilo personale, troverete tutte le tappe lì e tutte le news. Intanto godiamocelo qua, insomma. Doppio senso. Joker. Ok, con questa intanto saluto tutti voi, Canale 8, tutti quanti siete. Associazione Missile Mary, un po' tutti in generale, non vorrei perdere tanto tempo e soprattutto le persone che mi seguono, il mio staff, voglio ringraziare le persone che mi seguono, fan e il resto del mondo, dai, facciamolo così. Grazie. Mi aiutate con le mani? Sono le mani a tempo, dai. Su, ok, così vi voglio. Ehi, 3, 2, 1, go!
lo smettete, eh? Hey! No baby, come on! No baby, no baby, no baby, come on! Sempre prima ma vengo molto dopo. Il gioco che farebbe quello del toro loco. Le corna che bucano la coupé e la tipa che chiede il suo cachet. In auge di messere più vecchio del mondo. Il tipo chiede sempre lo sconto. Parole chiave ti vedo e ti smonto. Ora ma si sa che il meccanico è pronto. Mi suona di sotto e si alza la sbarra. Dame incandescente e scende alla barra. Sopra stanco se adesso giochi con la palla. Passi la sera a suonare la chitarra. Dici che mio è molto lungo e grosso. Il cammino è successo ti ho riscosso. Io ti rispondo che staccate per davvero farlo ogni giorno, ma persone sono sincero. Sul mal tempo. Su. Basta una parola che io male penso. Me la dai, te lo do in doppio senso. Non è colpa mia se io male penso. Non è colpa mia se io male penso. Non è colpa mia se io male penso. Non lo è, non lo è. Non è colpa mia se io male penso. Sì, ok. Vi dico un'altra cosa, ed è questa, sentite bene? Decidi tu tra left o right. Basta che prendi in mano il mio mic. Succhi così tanto come quelli di tuo like. E il sesso nei gradi farà night. A mille, se frasi da dire, dille. Ti piace così tanto ferro, ora fa scintille. A furia di spumante, non passare tante. Tu la tante, sei solo un dilettante. Sei solo un bambino, sei così terra terra che sembri il muro di Berlino. Dici che fai venire il papino, ma si può abbassare, farmi un inchino. Lo faccio in camera a volte per strada. Davanti alla gente che non mi danno nada. Meno un po' di spiccioli per il coraggio. Parlo di cantare da personaggio. Su, sulle mani. Il doppio senso. Basta una parola che io male penso. Me la dai, te lo do. Il doppio senso. Non è colpa mia se io male penso. Non è colpa mia se io male penso. Non è colpa mia se io male penso. Non lo è, non lo è. Non è colpa mia se io male penso. Non è colpa mia, non è colpa mia, no, non lo è, non lo è, non è colpa mia, no, non lo è, non lo è. Saluto a tutti quanti ragazzi, con questa parola, perché ragazzi, davvero, io ve lo giuro pure a voi, che questo non è colpa mia se io male penso. Grazie. Grande Joker, grande, veramente ci hai fatto divertire. Io mi... insomma, guarda cosa ha combinato Giuseppe, insomma, voglio dire. Ma veramente ha coinvolto tutti, ha coinvolto tutti noi nello studio. Li ha presi come coriandoli. Sì, li ha presi come coriandoli, insomma, hai coinvolto un grande pezzo, insomma, veramente complimenti, Joker. Questo è andato su RTL. Sì. Noi lo cliccheremo sempre, sì, insomma, anche perché voglio dire, veramente complimenti allora Joker, veramente complimenti. Allora noi andiamo, siamo alle battute finali, insomma, di questo 20° appuntamento, e allora gli appuntamenti del week, così come dice un nostro carissimo amico, ripeto sempre, Giuseppe Terzo. 20° puntata andrà in onda domani, la replica alle ore 16, giovedì 6 marzo alle ore 16, venerdì 7 marzo alle 23:15, sabato 8 marzo alle ore 9. Ricordiamo che anche siamo sul, le puntate sono sul nostro canale YouTube, canale 8 Palermo, questa è la schermata per quanto riguarda YouTube, o comunque potete seguirle sul nostro sito internet www.passionesport8.tk. Ok. Sì, allora andiamo a scoprire il nostro personaggio, insomma, quella mia spasimante. Sì, io volevo ringraziare un po' di persone, sono tantissimi coloro che ci hanno seguito. Andiamo a vedere il personaggio misterioso. Chi è? Che sport faceva? Qualcuno l'ha capito? No, non l'abbiamo capito. No. Ballando sotto le stelle, con le stelle, sotto le stelle, una cosa del genere. Allora, c'è Elisa Di Francesca, è una. Ha fatto fioretto, ha fatto il fioretto, diciamo, entriamo in quaresima ora. Allora, vincere gli occhiali da sole è Filippo Granbasso, complimenti a Filippo, il secondo meno veloce, ci ha provato più di una volta, alla fine ci è riuscito, Armando Nunzio, che si era spacciato per Andrea, a vincere i due biglietti è Giuseppe Cusimano invece per il Cinema King. Quindi appuntamento alla prossima settimana, ringraziamo Carmelo Pantano, Mariano Messina, Settimino Treppiedi, Ippolito Domenico, Corso Giuseppe Norbigio Nicolai, che ci hanno seguito, grazie a Ginotto. Sì, bene, allora, insomma, veramente...
Sì, facciamo gli auguri insomma a un grandissimo artista, Fiorello, che purtroppo insomma ha avuto un incidente, quindi facciamo veramente gli auguri di una pronta guarigione. Allora subito andiamo ad ringraziare la nostra Ilenia Alfano. Grazie Ilenia, grazie Andrea, insomma in bocca al lupo per il prossimo anno, grazie anche a Rosario. Io finisco per ultimo con te, ma prima voglio ringraziare la nostra Federica, ciao, alla prossima Federico, ciao alla Giuseppe. Alla prossima, ciao Gino, ciao Giuseppe, ciao a tutti. Allora, noi dobbiamo chiudere, chiudi tu in freestyle, come si dice in gergo, le parole sono queste, dai l'appuntamento il prossimo lunedì, 21.05, passione e sport. No, qualcos'altro, mi devo fare il manco tanto. Dai, dai, vai, vai. Lunedì, lunedì 21.05, okay. Passione e sport. Ok, lunedì prossimo per passione e sport. Sì. Sì. Alle 21.05? Sì. Va bene, ok. Con Gino e Giuseppe e sì. Federica. No, no, faccio un monologo. Federica. Ok, ok, sentite qua. Sì. La televisione adesso si distingue. Prossimo sabato alle 21.05. Lo sai bene, lunedì volevo dire. Quando arrivo te lo adesso pure prevenire. La mossa quando arrivo non del nord, sono del sud, passione, sport. Non hai capito, adesso vi saluto con un bacio. Sentite bene e dopo io tacio. Bravo! Grazie. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao! Sigla! Ciao!